E c'era sempre un momento con una fanciulla in mezzo al fuoco. E c'era sempre un cattivo che, guarda caso, non voleva stare mai al gioco. E si era sempre alla fine di qualche viaggio, in posti apposta inverosimili. Di isole con i nomi più imbecilli, di eserciti cattivi che andavano giù come birilli, perché poi arrivava sempre qualcuno e sempre da lontano, e in fondo ce l'aspettavamo, che poi ad essere davvero sincero, chi lo aspettava per davvero? Sai che ancora adesso siamo capaci di aspettare i mostri che escono dal mare. Lo sai che esiste ancora in qualche posto un posto dove con il fuoco ci si può scherzare. Si trova sempre in fondo a qualche sentiero pieno di segnali strani. Pieno di belve finte ma feroci, di capitani neanche tanto coraggiosi, e se guardavi non vedevi chi arrivava perché era già passato. Forse era l'uomo mascherato, o forse era un altro poco più cretino, o forse era Topolino. Non capiremo mai, e non vogliamo capire, perché li chiamavamo eroi, perché ci fanno ancora divertire. Vogliamo ancora vedere Paperone su una mongolfiera, perché siamo già certi troverà un'altra miniera. Però non fateci vedere mai monete nelle mani di Paperino, non fateci vedere mai Charlie Brown con una donna vicino, non ci parlate mai di malattie, fateci solo bere una pozione, al resto penseremo noi. Siamo veramente pezzi di cartone. E non ci sono mai piaciute le botte, e non abbiamo mai capito che gusto ci provavano BB e Bilbo, e non abbiamo mai voluto capire perché i colori, una pagina sì ed una pagina no, se in fondo preferiamo sempre i cattivi, è perché tanto non ce la faranno mai. Tanto c'è il mago col suo schiavo gigante, e ci farà apparire qui un coniglio oppure un elefante, però non c'è stato mai simpatico, ma proprio mai a nessuno. Facciamo il tifo per il numero uno, e coraggiosi ad ogni nuova scoperta, ma guai a chi tocca Linus la coperta. Non cresceremo mai, e non vogliamo scoprire, e non faremo mai gli eroi, perché sappiamo già da soli come si può morire. Vogliamo usare la coda di Felix per passare tutti interi al di là del fosso.
saremo noi a sparare senza mitraglia contro il barone rosso. Però non fateci vedere mai Arcibaldo e Petronilla che fanno la pace. Perché saremo conservatori, ma a Tirandor non ci piace. Trattateci ancora da bambini, che poi magari tu neanche ci crederai. Noi non avremmo fatto mai gli eroi. Però bambini davvero non lo siamo stati mai.